Se vogliamo cambiare la nostra vita, ci viene spesso detto che dobbiamo pensare in grande, fare cambiamenti drastici o forse anche di trasferirci dall'altra parte del mondo. Ma cosa succederebbe se potessimo ottenere grandi trasformazioni solo attraverso piccole modifiche alla nostra routine quotidiana? Tutti noi tendiamo a sopravvalutare l'importanza delle singole azioni e a sottovalutare il potere di fare piccoli miglioramenti ripetutamente per un lungo periodo di tempo. Il vero cambiamento deriva da centinaia di piccole decisioni o piccole abitudini che nel lungo tempo si accumulano per produrre risultati notevoli, cambiando gli stili di vita e i comportamenti. Benvenuto sul canale, il mio nome è Sara, sono una mental coach e su questo canale esploriamo le strategie e gli strumenti che ci aiutano a vivere una vita più sana, felice e produttiva. Questo è il primo episodio di Book Coach, una nuova serie di cui riassumo le intuizioni, le idee chiave di alcuni dei miei libri preferiti. Ad oggi parliamo di Piccole abitudini per grandi cambiamenti di James Clear, che tratta del potere, del processo per costruire buone abitudini e rompere quelle cattive. Attraverso esempi di sport, affari e intuizione, insieme a prove di psicologia e neuroscienza, il libro spiega la scienza e le implicazioni pratiche di come piccole abitudini e minuscoli cambiamenti possono trasformarsi in risultati che cambiano la vita e aiutarci a condurre una vita più sana, più felice e più produttiva. Ci sono fondamentalmente quattro intuizioni chiave da questo libro, di cui ti parlerò. Per prima cosa parleremo del potere dei cambiamenti dell'1% nel tempo. In secondo luogo, perché dovremmo mandare al diavolo gli obiettivi e concentrarci invece sui sistemi. In terzo luogo, perché si tratta di identità piuttosto che di risultati. E infine, daremo un'occhiata a ciò che l'autore chiama le quattro leggi fondamentali del cambiamento di comportamento. Quindi, in primo luogo, è perché l'1% è importante? Beh, si tratta del potere del cambiamento delle piccole abitudini. Cambiare delle piccole abitudini può essere incredibilmente potente, sia positivamente che negativamente, se lasciamo che si sviluppino per un certo periodo di tempo. Ma se peggioriamo di un punto percentuale ogni giorno per un anno, scenderemo quasi a zero. Come dice James nel suo libro, le abitudini sono l'interesse composto dell'automiglioramento. Cioè, le abitudini non sembrano fare molta differenza in un dato giorno, ma l'impatto su mesi o anni può essere assolutamente enorme. Spesso pensiamo a questi piccoli cambiamenti solo perché ci vuole molto tempo per vedere il risultato. E questo argomento è qualcosa con cui ho davvero lottato in prima persona, e penso che questo si possa applicare probabilmente a tutti. Siamo così in sintonia nella società moderna che vuole e cerca la gratificazione istantanea che è davvero difficile concentrarsi su cose che hanno benefici a lungo termine. Allo stesso modo, la lentezza della trasformazione significa che è molto facile lasciare che le cattive abitudini si insinuino, come mangiare male e non fare esercizio. E quando ripetiamo questi errori, l'1% giorno dopo giorno si accumulano in problemi più grandi. Come dice James nel libro, il tempo ingrandisce il margine tra successo e fallimento. Moltiplicherà qualsiasi cosa tu gli dia da mangiare. Le buone abitudini fanno del tempo il tuo alleato e le cattive abitudini fanno del tempo il tuo nemico. Uno degli altri punti chiave dell'analisi delle abitudini è quello che lui chiama l'altopiano del potenziale latente, il che suona tutto molto fantasioso, lo so, ma te lo spiego. Le abitudini spesso non sembrano fare la differenza finché non superiamo una certa soglia critica. Ci aspettiamo che il progresso sia lineare, ma l'aspetto chiave di ogni processo è che i risultati arrivano in ritardo. Questo porta ad un valore iniziale di delusione, in cui non ci sembra di essere e di fare progressi poiché i risultati non seguono la traiettoria lineare che ci aspettiamo e quindi ci arrendiamo perché non stiamo ottenendo i risultati che volevamo. Il punto chiave numero 2 del libro è di mandare al diavolo gli obiettivi e concentrarci invece sui sistemi. James identifica quattro problemi principali nella definizione degli obiettivi. In primo luogo, vincitori e perdenti hanno gli stessi obiettivi. Ogni olimpionico vuole la medaglia d'oro, ogni candidato vuole il lavoro e quindi non può essere l'obiettivo che differenzia realmente le persone. In secondo luogo, raggiungere un obiettivo è solo un cambiamento momentaneo. Ad esempio, potrei essere in grado di raccogliere tutta la mia energia e attivarmi per spingermi a pulire la mia stanza. Ma se continuo le mie cattive abitudini che mi hanno portato la stanza ad essere disordinata in primo luogo, mi ritroverò di nuovo una stanza in disordine tra qualche giorno. Allo stesso modo, quando raggiungiamo un obiettivo, cambiamo la nostra vita solo per il momento. Otteniamo questi risultati temporanei. Invece, quello che dobbiamo davvero cambiare sono i sistemi che causano quei risultati. In terzo luogo, James sostiene che gli obiettivi limitano la nostra felicità. C'è un presupposto implicito dietro ogni obiettivo, e cioè che una volta raggiunto il mio obiettivo, allora sarò felice. E così finiamo per rimandare continuamente la felicità fino alla prossima pietra miliare, al prossimo obiettivo. Infine, gli obiettivi sono in contrasto con il progresso a lungo termine.
C'è un'altra citazione molto bella. Lo scopo di fissare obiettivi è quello di vincere la partita. Lo scopo di costruire sistemi è quello di continuare a giocare la partita. È questa la differenza tra il sistema e l'obiettivo. Diciamo che state giocando ad uno sport, dove l'obiettivo è quello di avere il punteggio più alto alla fine sul tabellone. Sarebbe ridicolo passare tutta la partita a guardare il tabellone, perché non vi aiuterebbe in alcun modo. Quindi, di fatto, se signora il punteggio per tutto il tempo e vi concentrate solo su un processo migliore, sul giocare in modo migliore, su una schema, una strategia migliore, allora probabilmente finireste per ottenere il punteggio più alto. Pensa che Bill Walsh, che ha vinto il Super Bowl con i San Francisco 49ers, usava questa citazione: il punteggio si prende cura di se stesso. Penso che questo probabilmente si applichi a molte aree della nostra vita. Così, ora che abbiamo visto perché i sistemi sono così importanti, il punto chiave numero 3 è un'altra citazione dal libro, cioè il cambiamento di identità è la stella polare del cambiamento delle abitudini. Abbiamo i risultati dall'esterno che ci preoccupano di cambiare i risultati interni e poi i processi relativi alle nostre abitudini e sistemi e infine la nostra identità che è legata alle nostre credenze. La maggior parte di noi lavora dal risultato all'identità piuttosto che dall'identità al risultato. Come dice l'autore, l'ultima forma di motivazione intrinseca è quando un'abitudine diventa parte della nostra identità. Quando risolviamo i problemi in termini di esiti e risultati, li risolviamo solo temporaneamente. Ma per risolvere i problemi a lungo termine, a livello di sistemi, abbiamo bisogno di cambiare la nostra identità. Questo punto, da neofita, prima di intraprendere il mio percorso da mental coach, risuonava strano anche a me. Quando ho letto il libro per la prima volta e quando ho iniziato ad applicarlo nella mia vita, ho lottato personalmente, come a mangiare più sano, andare in palestra, fare sport, specialmente da quando non gioco più e ho attaccato gli scarpini al chiodo. E prima avevo un modo di agire basato sui risultati, quindi pensavo, voglio sbarazzarmi del mio grasso sulla pancetta, quindi seguirò la dieta a basso contenuto di carboidrati di XYZ, perciò sarò una persona sana. Ma da quando ho letto il libro, so di avere un approccio più basato sull'identità, quindi cerco di pensare nella mia testa, sono una persona sana, quindi, come persona sana, mangerò cibi sani e farò esercizio fisico regolarmente. E infine, punto numero 4. A questo punto stiamo pensando, ok, bene, sono convinto dell'idea di costruire abitudini utili. Sono convinto dell'idea che si tratta di piccoli miglioramenti per un tempo molto lungo e che si tratta di sistemi piuttosto che di obiettivi. Ma come facciamo a costruire effettivamente queste abitudini in primo luogo? Come superiamo le difficoltà? Possiamo effettivamente dividere il processo di costruzione delle abitudini in 4 fasi. Spunto, desiderio, risposta e ricompensa. Lo spunto innesca il cervello per iniziare un'azione, il desiderio fornisce la forza motivazionale, la risposta è l'azione e la ricompensa è l'obiettivo finale. E sono queste 4 cose, spunto, desiderio, risposta e ricompensa, che portano a ciò che James Clear chiama le 4 leggi del cambiamento del comportamento. La prima legge è rendilo ovvio e si riferisce alla progettazione del nostro ambiente intorno a noi. L'ho applicato nella mia vita proprio l'altro giorno. È un po' il principio del design dell'ambiente in generale, che è quello di mettere meno passi tra te e i comportamenti buoni e più passi tra te e quelli cattivi. Immaginate l'impatto cumulativo di vivere in un ambiente che vi espone ad essere invogliati a fare o vi attrae a delle abitudini positive e riduce l'attenzione delle abitudini negative. È un po' come se tu venissi dolcemente spinto nella giusta direzione ogni giorno. La seconda legge è rendilo attraente, che si riferisce all'aspetto del desiderio e cerca di trarre vantaggio da ciò che sappiamo sulla dopamina. Come esseri umani siamo tutti motivati dall'anticipazione della ricompensa, quindi rendere le abitudini attraenti ci aiuterà a mantenerle. La terza legge è rendilo facile, e lo scopo qui è di ridurre l'attrito e preparare il nostro ambiente per le abitudini che vorremmo sviluppare. C'è una frase che mi piace, che uso spesso, ed è «l'attrito è la forza più potente dell'universo». L'ho visto così tante volte nella mia vita, come se tutto quello che posso fare per ridurre l'attrito, per rendere leggermente più facile fare una cosa buona, pagherà i dividendi nel lungo periodo. Ridurre l'attrito, la distanza, rende molto più probabile che io faccia quella cosa. E la quarta legge è rendilo immediatamente soddisfacente. Il nostro cervello si è evoluto per dare priorità alle ricompense immediate, piuttosto che alle ricompense a lungo termine. E la regola cardinale del cambiamento del comportamento è che ciò che è immediatamente ricompensato viene ripetuto e ciò che viene immediatamente punito viene evitato. Otteniamo esplosioni a breve termine di dopamina passando per il drive di McDonald's o scorrendo senza meta Instagram, rendendoci più propensi a ripetere queste cattive abitudini. Per sviluppare abitudini migliori, James dice che dovremmo cercare di legare una qualche forma di gratificazione immediata in modo da rendere l'abitudine immediatamente soddisfacente. Quindi abbiamo questo riassunto del libro. Vogliamo assicurarci che le nostre abitudini siano posizionate più vicine a noi e alla nostra vista,
per renderle ovvie, attraenti, facili e soddisfacenti. E vogliamo lavorare per rendere le nostre cattive abitudini più difficili, rendendole invisibili. L'azione è poco attraente e difficile e la ricompensa insoddisfacente. Raramente ci fermiamo a pensare alle nostre abitudini o a pianificare un cambiamento a lungo termine, quando iniziamo una nuova abitudine, come andare in palestra. Il grande potere di questo libro è l'enfasi che pone sui sistemi piuttosto che sugli obiettivi, sull'identità piuttosto che sui risultati, e sulle piccole abitudini piuttosto che sui cambiamenti drastici. Non c'è risposta precisa a quanto tempo ci vuole per costruire un'abitudine, perché le abitudini non sono un traguardo da tagliare, ma uno stile di vita da vivere. La parte fondamentale da ricordare è che le piccole abitudini si compongono. Le abitudini possono essere individualmente piccole, ma collettivamente e con il tempo potrebbero avere un notevole potere per portare un notevole cambiamento nelle nostre vite. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale e metti mi piace. Grazie mille per aver guardato. Alla prossima puntata. Ciao!